Allora, mi presento, sono Graziella Bastelli, lavoro ormai da 35 anni alla neuropsichiatria infantile, all'interno naturalmente dell'area sanitaria che coordino ormai da parecchi anni. Il problema grosso che ha visto la neuroinfantile proporre una serie di problematiche che da sempre ci sono ma che oggi diventano veramente scottanti è il fatto che il piano Polverini, con l'ultimo naturalmente taglio effettuato all'interno della regione, prevede in tutti gli ospedali pubblici una riduzione dei posti letto, ma all'interno della neuroinfantile una situazione veramente assurda e grave. Noi attualmente, e la neuroinfantile si rivolge naturalmente a bambini e ad adolescenti, quindi dai 0 ai 18 anni, e a chi naturalmente presenta delle patologie sia neurologiche che psichiatriche, e abbiamo naturalmente sia posti letto ordinari, che significa il ricovero in ospedale per 24 ore, sia i diurni, che invece prevedono il pernottamento a casa con una presenza che può andare dalle 3 alle 4, alle 6, anche alle 7 ore giornaliere. I ragazzi e i bambini che utilizzano naturalmente la nostra struttura vedono la possibilità di afferire naturalmente a un discorso di cura attraverso sia l'ambulatorio, e abbiamo anche il servizio ambulatoriale che è il primo approccio che viene dato, ma possono arrivarci anche attraverso i medici di base, l'osservazione fatta all'interno delle scuole, specialmente per quello che riguardano disturbi d'apprendimento, disturbi del linguaggio, eccetera. E poi naturalmente dai altri medici specialistici dal territorio in assoluto, dove già esistono altre strutture di neuropsichiatria infantile, ma molto poche purtroppo e anche molto carenti, e più che altro che rientrano anche loro nei tagli, e sono state naturalmente ulteriormente penalizzate quella che è l'offerta che specialmente nella fase di crescita, quindi parliamo, ripeto, dai 0 ai 18 anni, dovrebbe prevedere invece un grosso investimento. Se noi lavorassimo molto e potenziassero di più la prevenzione in questa fascia di età e in questa fase di crescita, sicuramente ci sarebbero poi nell'essere adulti, quindi al di sopra dei 18 anni, molti meno problemi sia da un punto di vista psichiatrico ma anche da un punto di vista di inserimento sociale. Quindi quello che noi diciamo, che ci sembra pazzesco che i tagli avvengano principalmente in un'età in cui invece, come dicevamo prima, dovrebbero essere potenziati i finanziamenti all'interno delle scuole, all'interno dei territori, all'interno naturalmente di tutte quelle situazioni dove i bambini e gli adolescenti dovrebbero sviluppare quelle che sono le loro fasi di crescita. E sicuramente una maggiore sensibilità da parte degli adulti comporterebbe, come dicevamo prima, anche un vivere molto meglio, e non solo nel campo della patologia psichiatrica eccetera, ma proprio una socialità e una possibilità di confronto e di crescita che sicuramente porterebbe a molti danni che noi oggi come oggi in una società come questa paghiamo costantemente. Naturalmente noi ci lavoriamo dentro questa struttura, ci crediamo a quello che facciamo, ma più che altro crediamo fondamentalmente che sia possibile porre il problema in modo serio e affrontarlo naturalmente per risolverlo, non solo per sentirci regalate tante promesse o tante chiacchiere. Quindi quando abbiamo visto che i nostri posti letto, vi ripeto, quelli ordinari sono 14 perché abbiamo 6 posti letto per le patologie psichiatriche, esordi psichiatrici e tutte quelle che sono le problematiche dei disturbi del comportamento gravi, perché chi arriva a far ricoverare un proprio figlio o una propria figlia all'interno di un ospedale, di una struttura ospedaliera, significa che ha già contattato le 7 chiese, è andato nel territorio, ha cercato aiuto, ha fatto tante altre tentativi di cure e per affrontare il problema. E abbiamo quindi questi 6 posti letto per gli adolescenti con patologie psichiatriche, e spesso appunto sono esordi, quindi cose eclatanti, tentativi di suicidio gravi, momenti di estrema naturalmente confusione con veramente difficoltà proprio di inserimento sociale, con un isolamento sociale che a volte si protrae per mesi, con ragazzi che sono stati chiusi dentro casa per quasi un anno o giù di lì, oppure patologie anche alimentari molto gravi come anoressie o bulimie. Mentre invece poi abbiamo 8 posti letto per quello che riguarda
i bambini con patologie invece neurologiche gravi, dovuti, che ne so, da problematiche della nascita oppure da problematiche genetiche, con disturbi motori altrettanto gravi, eccetera, che comportano a volte il bisogno di intervenire sia dal punto di vista fisioterapeutico oppure come logopedisti oppure ancora dal punto di vista farmacologico. Poi invece avevamo più di 28 posti letto di diurno che rispondevano a queste esigenze, meno gravi sicuramente, ma indispensabili e fondamentali, perché vedevano la possibilità di lavorare a contatto con gli insegnanti, a contatto con le famiglie, a contatto con i territori, che poi naturalmente dovevano garantire a questi bambini e a questi ragazzi il loro reinserimento sociale. Noi lavoriamo molto con la riabilitazione, che non è solo la riabilitazione motoria o appunto legata specificatamente al corpo, ma anche molto a quella che è la ripresa dell'autostima, la mente, la possibilità di ricredere nelle proprie capacità che casomai alcune patologie, specialmente quelle psichiatriche, hanno annullato e assopito, oppure vivendo all'interno di famiglie altamente problematiche e patologiche, non danno assolutamente a questi bambini o adolescenti la possibilità di vivere naturalmente e con equilibrio, con possibilità, con curiosità, con felicità, la possibilità naturalmente della crescita. Addirittura i diurni sono stati ridotti, come dicevamo prima, da 28, ci hanno detto che i nostri diurni si sarebbero dovuti ridurre su tutte le specialità e su tutte le età a solo 2.